quest'anno, a differenza dello scorso anno, la produzione è stata molto limitata, si stima circa un 10, dal 5 al 10%, poi ha colpito alcuni olivicoltori che proprio hanno avuto zero produzione, altri che ne hanno avuto un po' destinata all'autoconsumo e qualcuno è stato fortunato a averne un po' di più. E diciamo che questo po' di più ci ha permesso comunque di tenere in piedi questa iniziativa, che poi non è finalizzata solo all'olio di oliva, ma bensì aiutarci a fare network, fare diciamo solidarietà tra i vari attori nel mondo agricolo, quindi non solo olio di oliva, ma anche le PPL con i primi insaccati, le cantine con il loro vino, il vino nuovo, il vino, e i ristoratori, e ultima ma non ultima la villa, che quindi approfittiamo di questo periodo anche per invitare i visitatori a visitare la villa di Maser. Allora, un olio buono, intanto, a parte il cultivar di olive, che ogni regione ha la sua particolare cultivar, per avere un olio buono bisogna lavorare bene in campo, avere un prodotto buono e sano, e questo fa il 50% della qualità dell'olio. L'altro 50% lo fa il frantoio frantoiano. Cioè, se noi abbiamo un frantoio che viene usato nel modo corretto, le olive raccolte, magari come noi che le abbiamo in casa o sino anche chi non ce l'ha, e frantoiate dentro 48 ore, cioè l'olio viene fuori perfetto. Un'altra cosa che deve essere fatta assolutamente è quella della conservazione dell'olio. L'olio va conservato a una temperatura da 15-16 gradi e in contenitori sigillati e al buio. Se viene poi messo in bottiglie, sempre bottiglie scure al buio. Un'altra particolarità che io uso è la filtrazione dell'olio, che negli ultimi anni sinceramente sta prendendo piede per mantenere l'olio nel tempo, perché se lasciamo il deposito nel tempo cambia, cioè prende rancido, la morchia, e sono difetti che l'olio, cioè da extravergine diventa olio vergine o lampante addirittura. Allora, qui nell'azienda agricola di Bianchin raccogliamo e coltiviamo le olive da tantissimi anni. Abbiamo avuto la fortuna di ereditare queste colline con questi oliveti dal nonno e di ereditare anche da lui la forte passione per questo prodotto. La passione ci porta oggi a voler reinvestire di nuovo in questo prodotto, ad aprire le nostre porte ai visitatori di Maser e ai nostri clienti per far conoscere questo prodotto. A lui è dedicata anche l'etichetta della nostra bottiglia d'olio, perché è per lui che stiamo portando avanti tutto questo. Non è facile, perché anche l'annata di quest'anno ha avuto, come noto, grosse difficoltà. Noi siamo stati fortunati, il nostro lavoro è stato premiato, perché abbiamo potuto anche quest'anno confermare una produzione che sicuramente non ha raggiunto le quantità del 2020, ma per qualità si è confermata un'altra annata eccezionale. Allora, la nostra azienda ci rende particolari per il semplice fatto che da una passione che aveva il nonno siamo riusciti a trasformarla in un hobby, in un secondo lavoro. Quindi, essendo una passione tramandata da un nonno, ci ha portato subito dei grandi frutti come i salami e le soppresse, e dopo ci ha dato anche la carica di continuare, perché vedendo il nostro nonno che ci metteva tanta passione, era giusto tramandare quello che aveva imparato lui e quello che voleva trasmettere a noi. Quindi continuiamo con questa passione. Il Santino era di là dove si vendeva la verdura. Era una protezione per noi che lavoravamo. Si è sempre andata bene, non ci siamo mai fatti male. E sto Santino era di là e l'abbiamo portato di qua, dove abbiamo aperto sto piccolo PPL, ecco. E le abbiamo messo in questa cantina qua, ecco, per dare una protezione anche a questo lavoro. L'azienda si chiama Zigolo. Perché Zigolo? Cosa significa Zigolo? Zigolo è un piccolo passero che abbiamo qui nel nostro territorio, un passero che si caratterizza dal petto giallo, giallognolo, per cui un piccolo animale indifeso tante volte, quindi da lì la simpatia verso questo passero e prenderlo e adottarlo come nome per l'azienda stessa. Allora nasce da un sogno che avevamo io e mia moglie e la famiglia,
figlie comprese, di avere, di mettere in piedi una piccola azienda agricola, dedicarci a due prodotti, diciamo nel mese di maggio-giugno abbiamo la ciliegia e in questo periodo abbiamo ovviamente l'olio. E nasce 10 anni fa circa e da lì abbiamo sia preso dei terreni, degli oliveti già esistenti, sia incrementato poi la presenza dell'olivo in questi oliveti, è aumentato oggi, abbiamo circa 750 piante e con questo coltiviamo questo sogno che avevamo nel cassetto.